Buongiorno. Vorrei iniziare la seduta del question time di stamattina con la prima interrogazione all'ordine del giorno. Si tratta di una interrogazione rivolta dal consigliere Liberati all'assessore Cecchini. Allarmanti notizie di stampa in merito alla possibile presenza di ceneri tossiche seppellite sotto lo stadio Renato Curi di Perugia e in altre aree pubbliche. Impressionanti quantità di ceneri ex centrali Enel e altro già sepolte in Umbria nei decenni scorsi, dalla Val Nestore a Fabro, da Città della Pieve sino a Perugia. Verifiche urgenti di ARPA Umbria e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego gli interroganti e i colleghi della Giunta che rispondono di essere rispettosi dei tempi a loro assegnati. Prego, consigliere Liberati. Sì, salve, grazie Presidente. Solo per descrivere questa storia che è uscita sulla stampa anche online, relativa al fatto che dopo le vicende degli interramenti di ceneri tossiche negli anni 80 soprattutto, volumi giganteschi, milioni di tonnellate, inizialmente da noi denunciati su Fabro, colonnetta di Fabro, e in seguito sulla Val Nestore, oggetto di approfondimenti e indagini anche da parte dell'autorità, indagini non ancora concluse. Ecco, abbiamo letto online che ci sono stati esposti e anche appunto nuove rivelazioni, esposti firmati dall'avvocato Passeri, per quanto riguarda presunto interramento di ceneri tossiche anche nella zona dello stadio Curi di Perugia. Anche numerose associazioni e comitati hanno sottoscritto questi documenti, questi esposti. È molto opportuno che si indaghi. Vorremmo sapere, al di là del segreto istruttorio eccetera, ricordando che in materia ambientale segretezza è soltanto parziale, quindi si deve poter sapere comunque come forma di estratto cosa sta succedendo in quell'area. Ecco, è importante conoscere quanto accaduto anche a Perugia, presunti interramenti quindi che vanno, abbiamo detto, da Fabro al campo sportivo di Ponticelli, Città della Pieve, al campo nero di Fra Bartolomeo a Pietrafitta, la discarica di Ciliegi, ma anche appunto sotto lo stadio Curi. Ricordiamo che ci sono dei procedimenti giudiziari aperti in Liguria, perché queste ceneri arrivavano dalle centrali ex Enel di Vado Ligure, e quindi è fondamentale che la Giunta regionale ci fornisca qualche elemento in più. Grazie. Assessore, prego. Naturalmente la Giunta regionale fornisce le informazioni che ha in suo possesso e, partendo un po' dalla fine della domanda dell'interrogazione, per quanto riguarda lo stadio Renato Curi, agli uffici della Regione ad oggi risulta unicamente la comunicazione del Comune di Perugia, che ha inviato anche ad ARPA, nella quale segnala l'esposto e distanza inoltrato agli enti competenti dall'avvocato Valeria Passeri riguardante, tra le altre situazioni, il presunto appunto interramento di ceneri nello stadio comunale. Si è in attesa naturalmente delle indagini da espletare da parte degli enti deputati ai controlli, e naturalmente nel momento in cui avremo queste analisi e risultati, gli uffici valuteranno l'attivazione di quanto stabiliscono le leggi in base a ciò che appunto deriverà dalle indagini. L'interrogazione tiene, come dire, chiede conto anche di un insieme di situazioni che tra l'altro il Consiglio regionale ben conosce, perché mano a mano i diversi consiglieri regionali hanno prodotto interrogazioni o mozioni. E c'è da dire che per quanto riguarda il Comune di Fabro, le ultime, come dire, informazioni sono quelle che la Regione è in attesa delle risultanze del piano di indagine in itinere da parte dell'Agenzia ARPA, sulla base del quale dovranno essere attivate da parte del soggetto responsabile le procedure previste per legge. Per quanto riguarda il Comune di Città della Pieve,
ARPA segnala il superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazioni nella matrice delle acque sotterranee per i parametri di ferro e manganese. La relazione conclude che detti superamenti sono riferibili ad un fondo naturale. Sulla base di ciò non risultano segnalazioni riguardanti superamenti nella matrice terreni e non risulta attivato alcun procedimento di bonifica. Per quanto riguarda la Val Nestore, situazione più complessa, dibattuta in più di un'occasione, ARPA Umbria ha segnalato il superamento delle concentrazioni soglie di contaminazioni nelle acque sotterranee, nei suoli in diverse aree del territorio limitrofe all'ex centrale di Pietrafitta ubicata nel comune di Piegaro. Enel Produzione SPA in merito a ciò ha comunicato la potenziale contaminazione dell'aria in argomento e però quale soggetto non responsabile dell'inquinamento ambientale, comunicando comunque al contempo l'intenzione di realizzare comunque gli interventi di riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico nelle aree indicate da tempo di proprietà di terzi. ARPA ha relazionato attribuendo invece la responsabilità dell'inquinamento della matrice acque sotterranea alla società Val Nestore SRL, ad Enel SPA e dei signori Riccioni Paolo e Riccioni Renato. E nella stessa relazione si è resa disponibile a partecipare ad eventuali tavoli tecnici in merito agli sviluppi del procedimento ambientale. Questi tavoli tecnici si sono svolti in questo momento la Regione, in attesa di ricevere il piano di caratterizzazione che sulla base dell'istruttoria tecnica di pertinenza della provincia sarà autorizzato dalla Regione Umbria dietro espletamento di apposita conferenza di servizi. Questo è ultimo passaggio e atto dell'incontro che si è tenuto in queste settimane, in questi mesi in Regione. Grazie, prego consigliere Liberati per la replica. Avremmo voluto essere rassicurati su Perugia e sulle aree sportive così cruciali per la vita di tante persone. Attendiamo fiduciosamente che giungano risultati certi a riguardo. Direi anche che, tornando alla Val Nestore, è necessario un progetto economico dopo aver riscontrato vari superamenti delle soglie di contaminazione, un progetto economico per quell'area, per quella zona, così in questo momento in difficoltà e anche naturalmente economicamente depressa. Un progetto anche naturalmente sanitario e ambientale di risanamento, un progetto quindi di riqualificazione più ampio, che non può che coinvolgere però a titolo anche economico, finanziario, risarcitorio, Enel, di cui da circa un anno stiamo chiedendo la presenza in commissione. È importante che questi signori che dominano il mondo, il mercato dell'energia, non facciano business sulla nostra pelle, ma vengano a dirci qui dentro cosa intendano fare sul piano davvero concreto per darci una mano dopo aver prodotto danni di questo genere. Grazie. Grazie. Passiamo all'interrogazione successiva, l'oggetto 129 del consigliere Ricci, rivolto all'assessore Cecchini, Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, problematica situazione economica. Prego, consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, è l'atto 1634 attinente al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, che si trova in uno stato di difficoltà a seguito peraltro di una nota sindacale istituzionale inoltrataci anche a conoscenza dei signori consiglieri regionali nel mese di maggio 2018. Vi sono delle discrasie economiche che hanno poi portato dei problemi per artisti e i mestieri dello spettacolo dal vivo.
facendo emergere uno stato patrimoniale da cui risulterebbe una necessità di circa 480.000 euro. È questa una istituzione nazionale che ha un valore unico, un valore di tipo culturale, ma direi anche un valore di tipo economico, se si riflette sul fatto che una recita occupa, fra strumentisti, solisti, tecnici, coristi, ma anche facchinaggio e organizzazione, sino a un totale di 120 persone fra occupati diretti e indiretti. E questo ovviamente nel quadro di un'attività di formazione, di promozione culturale, turistica e anche di valorizzazione dell'immagine della regione Umbria, oltre che della città di Spoleto. Per questo si chiede all'assessore con delega uno stato ricognitivo della situazione, anche a seguito degli incontri che vi sono stati anche recentemente e le azioni che la Giunta regionale intende attivare, prendendo peraltro atto che già in prima commissione consiliare emergeva che nel quadro dell'assestamento di bilancio 2018 vi erano già degli attenzionamenti previsti che l'assessore ora magari vorrà riferirci in maniera più compiuta e tecnicamente adeguata. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Prego assessore Cecchini. Sì, naturalmente va chiarito che non c'è, come dire, non ci sono associazioni o enti che anche a prescindere dalle entrate certe predispongono i propri bilanci e una regione che poi interviene a risolvere o ottimizzare, come chiede l'interrogazione, detti bilanci. Le risorse che mette a disposizione la regione sono per l'espletamento di funzioni o comunque per lo svolgimento di attività. Ed in questo caso, proprio per questo e per la consapevolezza dell'eccezionale valore culturale e anche dell'unicità artistica rappresentata dal Teatro Lirico Sperimentale, che ad esempio nel 2017 la Regione ha erogato al Teatro Lirico 241.000 euro sotto forma di contributo per la seconda fase della digitalizzazione del patrimonio della Fonoteca Regionale Trotta per 60.000 euro, contributo legge 17 91.000 euro, che è la legge appunto istituita per sostenere le attività artistiche ed assegnata in base a punteggi, progetto canto per la Varnerina più opera partecipata alla Cenerentola per tutti, contributo del progetto speciale di quelle risorse messe a disposizione del Ministero del Cultura e Turismo per le regioni del terremoto per un importo di 90.000 euro. Quindi i 241.000 euro del 2017 corrispondono al 17% di tutte le risorse generaliste di cui dispone la Giunta regionale. Contemporaneamente, una delle problematiche che ha avuto il lavoro del Teatro Stabile è quello di non poter accedere più a quei bandi che la Regione aveva messo a disposizione con fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione, FSC, che naturalmente non sono, come dire, a bilancio tutti gli anni. Negli anni passati c'era una disponibilità che ha consentito di mettere a disposizione dei bandi per la formazione. In questo momento, in questa fase, non ci sono. Si è in contatto con i diversi dipartimenti della Regione per capire se c'è la possibilità di individuare adeguate soluzioni che comunque rappresenterebbero entrate non certe annuali, ma entrate appunto legate alle disponibilità del momento. In questa fase, in ogni caso, a favore del Teatro Lirico, la Giunta ha predisposto un contributo di 120.000 euro relativo alla legge 17, individuando con delibera di Giunta di mettere in liquidazione il 70%, mentre il saldo verrà liquidato con le modalità previste dalla legge. Un contributo straordinario di 80.000 euro previsto nell'assestamento al bilancio regionale per ciascun anno 2018, 2019 e 2020. Si configura pertanto un 2018
con un apporto contributivo di 200.000 euro per la sola attività ordinaria, ciò al netto di attività aggiuntive, immaginiamo, e anche in questo caso ad esempio alcune risorse relative al budget messo a disposizione dal Ministero per le regioni terremotate, anche se quel budget è stato complessivamente ridimensionato e quindi saranno ridimensionati anche i sostegni ai diversi soggetti che utilizzeranno queste risorse. Questo per affermare che c'è un lavoro che tra l'altro è stato fatto assieme a loro e che continua, ma che va incanalato nella modalità giusta e anche in sintonia con il Comune di Spoleto e con tutti gli altri soggetti, appunto per il fatto che non potremmo neanche farlo al di là della volontà, no? Che c'è qualcuno, come dire, che fa i debiti alla regione che li ripiana, no? Quindi ci sono procedure e modalità più complete. Grazie Assessore, prego Consigliere Ricci per la replica. Sì, grazie Presidente, prendo atto dell'attenzione che vi è da parte della Giunta regionale sul tema, mi auguro che questa attenzione possa essere costante, come è avvenuto peraltro nella ipotesi che poi sarà discussa dal Consiglio regionale per quanto attiene all'assestamento di bilancio 2018, in cui prendo atto che ci sarà un contributo aggiunto che è stato enucleato in 80.000 euro l'anno nel triennio 2018-2020, unitamente agli altri sostegni che sono stati citati, e ribadendo che si tratta di una istituzione unica di rilievo nazionale e internazionale, per la quale credo che l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale debbano sempre rivolgere ampie attenzioni. Grazie. Bene, grazie. Passiamo all'atto successivo. A presentarlo è il vicepresidente Mancini, ha rivolto sempre l'assessore Cecchini. Esito del vertice regionale avvenuto in questi giorni tra i rappresentanti della giunta regionale di Enel, di Val Nestore, Sviluppo e dei sindaci dei comuni di Piegaro e Panicale. Informazioni sulle azioni che la giunta regionale intende intraprendere e sugli strumenti da utilizzarsi per bonificare l'area della Val Nestore. Prego, vicepresidente Mancini. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. In pratica il nostro documento prende, diciamo, vita, spunto da quanto riportato nei nostri quotidiani regionali. Ne mostro solo alcuni titoli brevemente. Super perizia sulla Val Nestore conferma le contaminazioni. Ceneri e rifiuti in Val Nestore, primi indagati dell'inchiesta. In pratica, questi sono articoli comparsi nei nostri quotidiani all'incirca nel mese di maggio e nel mese di giugno. La Lega, il 7 giugno appunto 2018, ha ritenuto preoccupante e ritiene tuttora preoccupante la questione ambientale nella Val Nestore. Sappiamo essere svolto un incontro tra l'amministrazione regionale e la società Val Nestore e la società Enel in merito a questi dati preoccupanti, in sostanza in merito a tutto l'area sequestrata a suo tempo per una superficie di 250 ettari, soprattutto anche in merito alla dichiarazione, alla relazione da quanto costa dell'esperto Luigi Boeri, commissionata dal PM Paola Britti e Gemma Miglianini, che così sommariamente sembrano confermare, come riportato dai giornali, le preoccupazioni dei cittadini e soprattutto anche dell'istituzione nel suo complesso. Pertanto, Assessore, la interrogo circa quali azioni voglia intraprendere, quali strumenti voglia utilizzare e verranno utilizzati nel più breve tempo possibile al fine di bonificare l'area della Val Nestore. Prego. Assessore Cecchini, per la risposta. Premesso che a me non risultano incontri al vertice o tra l'amministrazione, tra la giunta regionale, rappresentanti della Val Nestore o d'Enel, sicuramente non per quanto riguarda la mia persona, né mi dice per quanto riguarda il vicepresidente che ha la delega allo sviluppo economico. Ci sono stati invece incontri, questo sì, di tipo tecnico in regione nelle ultime settimane, che hanno portato
un esito di stabilire che di proseguire l'iter amministrativo al procedimento di bonifica dell'area e che la provincia di Perugia, per quanto di sue competenze, nel rispetto delle leggi appunto che ancora oggi assegnano alla provincia funzioni legate all'ambiente, l'amministrazione provinciale dovrà appunto mettere a disposizione il piano di caratterizzazione che viene dopo l'aver trasmesso l'ordinanza ai soggetti responsabili della contaminazione, quindi Enel S.p.A., Società Valnestore, signori Riccioni Paolo, che entro 30 giorni dalla data della ricezione della stessa ordinanza dovranno appunto dare esito. Il piano di caratterizzazione naturalmente poi sarà approvato, autorizzato dalla Regione dell'Umbria. Questo da seguito agli incontri che si sono svolti sulla base delle relazioni messe a disposizione da ARPA, che comunica di aver individuato il superamento della soglia, delle concentrazioni delle soglie di contaminazioni e anche di aver individuato appunto quali soggetti responsabili i soggetti di cui parlavo prima. E in questo caso appunto questa è tra l'altro una parte di interrogazione che ho già è simile a quella che mi è stata fatta all'inizio dai consiglieri liberati e carbonari, quindi sulla base delle relazioni di ARPA e del lavoro che è stato fatto al tavolo dove hanno partecipato tutti i soggetti preposti, appunto siamo in attesa di questo piano che la regione di caratterizzazione che la provincia sulla base dell'istruttoria tecnica ci metterà a disposizione e da lì partiranno anche le scelte per appunto l'espletamento di quanto previsto dalle normative nei casi in cui appunto si evidenzia la necessità di intervenire per la bonifica. Consigliere Mancini. Assessore, ho capito bene, lei mi sta dicendo che quindi nel mio documento dove io dico testualmente esito del vertice regionale avvenuto in questi giorni e sto parlando primi di giugno tra i rappresentanti della Giunta Marini e Valnestore Sviluppo non si sia oltre ai sindacati di Piegaro e Panicale non si sia sboccio, cioè non c'è stato mai un incontro trilaterale in questo senso? A me non risulta, non so se il vicepresidente Paparelli, ma mi ha detto anche lui che... Però ci sono stati incontri tecnici, no, a me non risulta... A me risultava, chiaramente in maniera non ho elementi, però chiederò ulteriori approfondimenti. Tuttavia il fatto che non si sia svolto, e concludo Presidente, nessun incontro, come lei a oggi mi dice, altrettanto mi preoccupa non dinamicità di fronte a un problema, mi permetta Assessore, grave e grande come 250 ettari di terra sequestrata, grande, un problema grande come le migliaia di casi che il nostro Registro Nazionale Tumori ha riportato essere in quella zona talmente evidente e conclamata la statistica che ci dovrebbe non far dormire. Tra l'altro voglio approfittare che si deve agire anche in vista della possibilità di una legge speciale del governo affinché si arrivi tra la società Enel, che è stato ovviamente responsabile da quello che noi possiamo oggi desumere qui, perché le scene non è che l'hanno fatti né la Regione Umbria né i cittadini, qualcuno le ha fatte, e non è cenere da camino, tanto per essere chiari, da camino domestico. Quindi quella società, insieme a un impegno della Giunta presso il governo, in sinergia, ma dove ovviamente i responsabili mettono i soldi veri, tanto ce ne hanno in abbondanza, per riqualificare un'area che è importantissima per l'Umbria, dal punto di vista turistico, ma soprattutto per un obbligo morale grande a tutela della salute dei cittadini di quel comprensorio. E questa situazione che oggi, non ci sia stata a tutti gli effetti pubblica
reso conto ufficiale presso il Consiglio regionale o le commissioni di un incontro, diciamo, quadrilaterale a tutti gli effetti, le lancio la sfida. Lo faccia insieme al Governo, Giunta, Enel, rappresentanti sindacali e istituzioni di quei territori, che sono 5 soggetti. Si faccia lei oggi, promotrice assessore, di questo impegno che ormai deve vedere tutte le istituzioni, una volta veramente in modo definitivo, iniziare in quel territorio il progetto veramente di bonifica, ma soprattutto, che è quello più importante, di rilancio economico e di tutela della salute. In sostanza, le voglio dire ancora una volta, assessore, che sono totalmente insoddisfatto dell'azione politica messa in atto in generale, l'Umbria lo sa benissimo, ma in particolar modo per la questione Valnestore. Grazie Presidente, grazie Assessore.